questo prodotto incredibile che ha 150 anni di storia. In questo percorso avremo il piacere di degustare le varie fasi della distillazione in modo che possiamo poi capire effettivamente quali sono i sapori finali del nostro Bacardi Supiero. Il tutto nasce 150 anni fa sull'isola di Cuba per mano di Don Facundo Bacardi, come avete potuto vedere un po' dalle immagini, e il tutto parte da questa canna da zucchero che prima di allora, prima che Don Facundo ci mettesse veramente le mani, veniva prelevato solo lo zucchero che c'è all'interno. Qui abbiamo di questo colore perché arriva dal Kenya, non arriva purtroppo dai Caraibi questa canna da zucchero, ed è lo zucchero è praticamente cristallinizzato. Lo vediamo proprio dal colore. In realtà la canna da zucchero, quella che viene utilizzata per fare rum, è verde ed è molto succosa e ha una morbidità incredibile che si spacca veramente con le mani e si mangia come una liquirizia. Don Facundo comincia ad analizzare la canna da zucchero e, dicevo, fino ad allora veniva prelevato lo zucchero che c'è all'interno. Qui dentro è presente un 70% di parte legnosa, quindi la parte che viene eliminata, un 20% di zucchero e il 10% di acqua. Il distillato che riuscivano a ottenere era un distillato molto grezzo, molto impuro, con dei sapori sgradevoli che, oltre alle particolarità della distillazione e ogni volta che veniva distillato il liquido della canna da zucchero, creava dei sapori totalmente diversi. Prendeva il nome di acquardiente, di acqua di fuoco. La